Un programma di recupero attraverso una specifica terapia, ma le probabilità di vedere in campo Cicerelli sabato pomeriggio sembrano davvero minime. Il colpo, subito da Busellato, insomma, ha creato non pochi problemi al laterale tra i più in forma della squadra. Out Lopez, quasi certamente indisponibile Cicerelli, ora Ventura recuperando gli squalificati di Pescara e con i nuovi disponibili ha di sicuro più soluzioni. Più calciatori, con caratteristiche anche differenti, e dunque la possibilità per l'allenatore di decidere pure il modulo più idoneo per questa gara. Considerando che il Cosenza dovrebbe giocare ancora con il 3-4-3. La decisione da parte di Ventura di schierare in modo diverso la sua formazione a Pescara era dettata soprattutto dall'emergenza, ma la difesa a 4 sembra aver garantito nuovi equilibri alla squadra, ed allora l'ipotesi di confermare lo stesso schieramento di domenica scorsa non sembra affatto remota, anche se il ritorno al 3-5-2 potrebbe rappresentare la decisione più probabile. E naturalmente i dubbi di modulo si rifletteranno su quelli di formazione, a cominciare dalla difesa, con Caro al rientro ma con Aia pronto a debuttare dal primo minuto. A metà campo poi Chine sicuro titolare, ma da interno oppure da laterale, e Di Tacchio con Akpak, Pro e Maestro a lottare per gli altri posti. In avanti poi c'è Juric che ha la certezza di giocare, ma Jallow e Giannetti spingono per scalzare Gondo. Abbondanza, insomma, una parola nuova per la Salernitana e per Ventura, tutti consapevoli che un'altra vittoria, la seconda di fila, potrebbe dare una svolta decisa alla stagione granata.